Stamattina spiegherò quanto è semplice utilizzare l'Endpoint S1. Come vedete alle mie spalle ci sono 5 cerchi neri, più grosso, medio, più piccolo, insomma di varie fatture e in varie posizioni. Io cercherò di sparare d'imbracciatura con gli occhi aperti a una distanza di 20 metri usando una canna 71 3 stelle. Cartuccia 32 grammi più un buon occhio. Vediamo cosa succede. Questo è un test che molte persone hanno richiesto per capire, perché non arrivano a capire che come si può sparare un punto rosso ad occhi aperti. Adesso proveremo. Il punto rosso innanzitutto va tenuto a un'intensità abbastanza alta, in maniera che si possa anche in condizioni di luce vedere bene. Però la cosa fondamentale è che non bisogna chiudere l'occhio. Se tu chiudi l'occhio, perdi l'attimo e rimani dietro al selvatico, al bersaglio, a quello che vi pare. Poi ovviamente non è, è come tutte le cose. Le prime volte si fa sempre un po' più di fatica. Proviamo. Vedete? Il primo colpo, istintivamente ho cercato il punto rosso. Errore grave. Quindi primo colpo è andato basso 20 cm, mentre gli altri che ho sparato di istinto, diciamo, sono andati abbastanza vicino al bersaglio. Ovviamente la distanza è ridotta. Qui siamo appena a 20 metri. Però è per far capire che se spari e ci prendi la mano, l'oggetto funziona. Ovviamente poi c'è anche il fattore personale, che quello conta molto, ecco. Riproviamo. Andiamo a vedere. Qua questa è una prova vera, cioè non c'è, come avete visto, quindi è bene far capire che cosa può succedere. Guardate. Allora, vi faccio un breve riassunto. Primo colpo, lo vedete, fucilata bassa dal centro. Ho guardato l'oggetto, ho mirato il punto rosso e ho strappato in giù. Secondo colpo, leggermente sulla destra, però siamo sempre nella zona vitale di un selvatico. Terzo colpo, perfettamente in centro. Quarto colpo, in centro. Ultimo colpo al bersaglio più piccolo, leggermente basso. Vedete, se l'oggetto è un oggetto che risolve molte situazioni, però va saputo usare e bisogna sparare. Io sto prendendo piano piano la pratica, però vedete, queste sono le prove reali, cioè inutile faccio vedere tutti i centri. Questo è quello che succede sparando d'imbracciatura, come avete visto, alla prima con un punto rosso Endpoint S1, però vedete anche che se l'errore non fosse stato mio di osservare il punto rosso, cioè devi inquadrare l'oggetto e sparare, lasciare perdere il punto rosso. Il punto rosso funge da mirino, provi a sparare a occhi aperti. Se sparate a occhi aperti e non vi fermate a osservare, i risultati sono quelli, altrimenti sono quelli che vedete in basso. Ok? Alla prossima.